cambiamo argomento, parliamo degli occhi dei bambini, della loro vista. Cosa fare in caso di strabismo? Quali cure possibili? Quando l'intervento? Un difetto il più delle volte congenito, in particolare per i bambini nati pretermine, ma può anche essere tardivo, cioè svilupparsi successivamente, di solito a partire dal sesto mese di vita. Lo strabismo può essere definito come quella condizione in cui gli assi visivi non sono paralleli tra di loro e uno o entrambi gli occhi sono deviati. Possono essere deviati all'interno, per intenderci, verso il naso, e parliamo di strabismo convergente, o deviate all'esterno, parliamo di strabismo divergente, qualche volta associato anche con uno strabismo verticale. Un problema non solo di tipo estetico, lo strabismo può condizionare il rendimento scolastico, influire sulla concentrazione, ma soprattutto costringe il bambino a sforzare ancor di più l'occhio sano o dominante, peggiorando ulteriormente la situazione. Le cause possono essere tante, fra queste vanno prima escluse che ci siano delle patologie a carico degli occhi, quale può essere una cataratta o può essere una patologia a carico del nervo ottico o della retina, e qualora questo fortunatamente non esiste, si può trattare di un difetto di vista molto elevato come l'ipermetropia o anche un difetto di vista differente fra i due occhi. La visita oculistica in un bambino si svolge in genere andando a controllare prima di tutto il difetto visivo per escludere la cosa più importante che è un occhio pigro. Il passaggio successivo viene utilizzato per controllare se ci sono delle patologie a carico delle strutture anteriori dell'occhio. Un esame del fondo dell'occhio per escludere le patologie della retina. Cambiano questi colori o sono sempre uguali? E molto importante poi è un esame ortottico che ci permette naturalmente di valutare i tipi di strabismo e anche poi prendere una decisione sulle modalità di trattamento. Completata la diagnosi è possibile scegliere tra i vari tipi di trattamento. I metodi correttivi sono diversi prima di arrivare, ma solo in casi estremi, all'intervento chirurgico. Occhiali a permanenza per correggere il difetto visivo, qualunque esso sia, o un trattamento occlusivo mediante degli occlusori che si applicano direttamente a contatto, quindi dell'occhio del bambino, oppure le ventose, soprattutto nei casi in cui il bambino non tollera l'occlusione. E l'ultima alternativa è l'intervento chirurgico.